Sì, è vero, Berlusconi ha detto che è stato Bertolaso, quindi noi possiamo anche crederlo sulla parola. È chiaro che il punto vero è cosa fare dopo la ritirata di Bertolaso, la scelta di non appoggiare, come sarebbe stato naturale, i suoi alleati di centrodestra, cioè Salvini e Meloni, è invece una scelta dirompente ed è purtroppo una scelta che avalla l'opinione di tutti quelli, me compresa, che ci vedono, chiamiatelo come volete, un Nazareno bis, un pattone del Nazareno, una riedizione, ad ogni modo oggettivamente una scelta che mira a garantire la stabilità, diciamo a limitare i contraccolpi per questa maggioranza di queste amministrative, a garantire quindi in qualche modo una stabilità a questo governo, dare una mano a Renzi, così creando peraltro a supporto di Marchini una curiosa armata Brancaleone fatta di una serie di partiti disomogenei tra loro che si odiano in altre parti d'Italia come Casini, Alfano, adesso Storace entra, non entra, non si sa, con Forza Italia dentro, questo che doveva essere libero dai partiti è ostaggio dei partiti, alla fine questo Marchini perde di fatto di credibilità, ad ogni modo dal punto di vista di Berlusconi sembrerebbe proprio una scelta che non ha alcuna spiegazione politica e pertanto siamo obbligati a cercare una spiegazione da qualche altra parte. Se Salvini ha sparato ad alto zero come ha fatto dicendo Berlusconi lo fa per tutelare i suoi affari privati, non dice una cosa illogica, dice magari una cosa da dimostrare, ma anche da dimostrare che non sia così, perché dal punto di vista politico non è assolutamente comprensibile come possa nella capitale d'Italia, quindi non in una realtà periferica ma nel luogo simbolo, chiaramente nel luogo simbolo dello scontro politico in questo momento, non confermare Berlusconi l'alleanza cardine. Cosa succede? Che l'elettore di centrodestra, in particolare l'elettore di Forza Italia, non può che trovarsi spaesato ad essere obbligato ad andare con quelli con cui fino a ieri giustamente ce l'aveva, perché sono gravi i motivi di separazione con NCD, con tutta quell'area che a pezzi si è staccata da Forza Italia per andare a sostenere la sinistra, da domani si dice siete di nuovo amici. Devo dire, come capolista della Lega sono anche ben contenta, perché dico si farà chiarezza, l'elettore moderato sa che il centrodestra è da questa parte, il centrodestra politico, e io non ho alcuna vergogna di parlare di politica, cioè seriamente si fa politica per servizio, lo si fa con competenza, lo si fa mettendo a disposizione le risorse anche personali e professionali di ciascuno. Io sono 20 anni che sono fuori dalla politica, non 2 giorni, sono 20 anni che faccio l'imprenditore, però credo anche di avere, come tanti altri in questo schieramento, una coscienza politica che bisogna cioè avere il coraggio di fare delle scelte coerenti per i cittadini. Questo mi sembra sia un po' la sintesi. Quindi Berlusconi ha scelto di fatto di mettersi fuori dal centrodestra che una volta creò. Buon per lui, naturalmente quando Meloni sarà al ballottaggio voglio vedere quelli di Marchini a questo punto che cosa faranno, se andranno a sostenere il centrodestra o se, come molti dicono, andranno in parte almeno a sostenere Giachetti.